Oggi vediamo insieme la crema alla vaniglia con base al cacao e cocco, una ricetta fatta con il mambo della Cecotec, veramente buonissima. Iniziamo aggiungendo il latte, due tuorli, l'amido di mais, lo zucchero e poi un cucchiaino di aroma alla vaniglia. Impostiamo il nostro mambo mettendo 8 minuti, velocità 4, 90 gradi e la potenza a 3. Quindi lasciamo lavorare il nostro mambo. Si creerà una sorta di crema come quella pasticcera, in questo caso però aromatizzata alla vaniglia, veramente molto molto buona. Una volta pronta andiamo ad aprire il boccale e vediamo la nostra crema. È veramente vellutata e perfetta. Ovviamente adesso dobbiamo lasciarla raffreddare. Quindi la versiamo direttamente in un contenitore di vetro e la copriamo con un po' di pellicola. La lasciamo raffreddare prima a temperatura ambiente e poi in frigo. Intanto prepariamo la base al biscotto mettendo un pacchetto di pavesini al cacao sbriciolati e un cucchiaio di burro di cocco. In alternativa, se non avete questo tipo di burro, va bene quello normale. Quindi li frulliamo con l'aiuto di un mixer. In un bicchiere mettiamo la base di biscotto e con una sac à poche mettiamo la crema alla vaniglia. Spolveriamo la superficie con un po' di cacao e poi, se gradite, anche un po' di cocco rapé o comunque farina di cocco. Ed ecco pronto il nostro dolce super buono alla crema di vaniglia, è veramente golosissimo. Mi raccomando, iscrivetevi al canale per nuove ricette e buon appetito!